Il turno infrasettimanale sorride al Pineto che spugna il Barbati di Pescina, giudicandosi il derby contro i nerostellati, ma a dispetto del netto 3-0 finale, portare a casa i tre punti per Pomante e compagni è stato tutt'altro che facile. Cambio di modulo per mister Di Marzio che bara il 3-5-2 con un folto centrocampo a sostegno delle due punte Conè e Isotti. Nel 4-2-3-1 di Amaulo invece, rispetto alla vittoria contro il Fabriano, torna Ciarcelluti sulla destra dal primo minuto e in mediana parte Esposito in coppia con Zane. A dispetto della posizione di classifica, i pratolani approcciano meglio la partita e al nono vanno alla conclusione con Pacella. Il Pineto appare disorientato ed esattamente come domenica scorsa non riesce ad approcciare con la necessaria convinzione la gara, soffrendo l'aggressività dei nerostellati a centrocampo e non riuscendo a costruire gioco. Sono dunque i pratolani a sfiorare il vantaggio. L'occasione più clamorosa dei primi 45 minuti capita al minuto 33 sui piedi di Isotti, che riceve da Conè e da ottima posizione spedisce incredibilmente fuori. 3 minuti più tardi è invece del Gizzi a provare la girata senza fortuna. Il Pineto è riconoscibile ed i pratolani continuano ad insistere. Nel finale è Conè a rubare palla sulla destra e andare sul fondo, ma da posizione defilata calcia oltre la traversa. A centro area c'era tutto solo la corrente Pacella. La prima frazione termina così sullo 0-0. La strigliata di Amaulo ai suoi nello spogliatoio però deve aver fatto bene i biancazzurri ospiti, che in avvio di ripresa appaiono più reattivi e al nono vanno in gol con Esposito, ma la rete viene annullata per fuori gioco. Ci vuole un episodio per sbloccare la partita. Al quarto d'ora Valente trattiene per la maglia Pezzotti in area di rigore e l'arbitro lancianese Giorgio Di Cicco assegna la massima punizione in favore del Pineto. Lo stesso Pezzotti dal dischetto supera l'ex parente, che intuisce ma non ci arriva. Passano 3 minuti e ancora Pezzotti prova a legittimare il vantaggio, ma il doppio legno dice no all'estremo biancazzurro. I nerostellati provano a reagire al 22esimo con una conclusione di Conè, che però trova pronta la risposta di Mazzocchetti. Gli ospiti in questo frangente della partita guadagnano campo e al 25esimo, sugli sviluppi del corner battuto da Bisegna, arriva il 2-0 firmato da Pomante, il più veloce a impattare di testa e insaccare all'angolino. I locali accusano il colpo, il Pineto prende definitivamente in mano la partita e al 35esimo fa il tris che porta la firma del neo entrato Farias, che scarta difensore e portiere, piazza il diagonale che chiude di fatto la gara. Secondo gol in 2 partite per l'argentino entrato in campo da 5 minuti. Nel finale Mazzocchetti dice no a Conè, negando ai pratolani il gol della bandiera. Matura così il 6° risultato utile per il Pineto, la 2ª vittoria consecutiva in vista del derby di domenica prossima contro il Francavilla, mentre restano fanalino di coda soli 2 punti nerostellati, che domenica dovranno vedersela con la Vispesaro. Mister Di Marzio, siamo a commentare un 3-0, però insomma nel primo tempo i nerostellati hanno fatto la loro partita e hanno cercato di mettere in difficoltà questo Pineto, ci stavano anche riuscendo. Sì, ci siamo riusciti, ci è mancato solo il gol, l'avevamo preparata bene, non abbiamo concesso a loro un tiro in porta, non abbiamo concesso linee di passaggio, abbiamo concesso gioco, eravamo bravi, corti, compatti, ripartivamo bene. Poi purtroppo, come ci capita in questo momento, quando capitano 2 occasioni come quelle che abbiamo avuto con Isotti e Conè, dobbiamo buttarla dentro, in questo momento non ci riesce. Nel secondo tempo eravamo ripartiti benino, purtroppo abbiamo concesso un gol che in questa categoria non puoi concedere. E sapevamo di dover fare un campionato di sofferenza, in questo momento è così, mi dispiace per questi ragazzi perché effettivamente ogni volta che ci rincontriamo già da domani, effettivamente tirarli su di morali è un po' complicato, però l'unica ricetta che conosco in questo momento è il lavoro, lavorare sulla testa dei ragazzi, perché questi ragazzi, per le caratteristiche che hanno sia di curriculum e sia soprattutto tecniche, non meritano la classifica attuale. Mister Daniele Amaulo, arriva il 6° risultato utile consecutivo, la 2ª vittoria, però quanta fatica, anche oggi il Pineto ha regalato un tempo agli avversari. Beh, ma tanto è normale, al di là della classifica, come ho detto in diverse circostanze, o giochi con la prima o con l'ultima, le partite bisogna giocarle e interpretarle al meglio. Il Nerostellati oggi la prefazione ci ha messo in difficoltà, aveva un schieramento tattico diverso che non avevamo preventivato e noi non siamo stati abili a dare una risposta nei primi 45 minuti e il Nerostellati ci ha messo in difficoltà e forse meritava anche il vantaggio, però una volta rientrati negli spogliatoi ci siamo un po' organizzati e abbiamo parlato cosa dovevamo fare, abbiamo fatto sicuramente molto bene perché abbiamo fatto 3 gol e abbiamo sfiorato il gol in diverse circostanze, quindi siamo stati bravi a interpretare al meglio la partita nella 2ª parte della gara.
L'ultima domanda, mister, su Farias, che è la sua seconda partita, è comunque un giocatore che vede bene la porta, due partite, due gol. Beh, è un ragazzo che ha delle qualità e noi abbiamo scommesso su questo ragazzo. Non è facile inserirsi in un campionato nuovo e ci vuole del tempo, quindi non aspettiamoci sempre tantissimo questo ragazzo, bisogna dargli il tempo di inserirsi. Adesso non ci facciamo un po' ingannare, due partite, due gol.